Io appunto concepisco le mie ricerche archeologiche come progetti per il passato, no? Progetti per il passato, però in questo senso di ritrovare nel passato un luogo per il possibile, per il presente quindi. Quindi non si tratta, quindi l'archeologia non è un ritorno al passato, ma è la ricerca nel passato di una possibilità per il presente. Ecco, un'altra ragione non meno importante, l'ho trovata in un grande filologo classico dell'Ottocento, che era di origine ebrea, Jacob Bernays, il quale scrive a un certo punto che i poteri, le istituzioni politiche e religiose in generale, le grandi potenze storiche, diciamo, mostrano la loro verità e le idee su cui si fondano solo nel momento in cui stanno per perire. E qui penso che questa affermazione si possa generalizzare e che quindi nella storia dell'umanità e quindi nelle ricerche storiche che uno fa, solo quando le cose hanno per così dire fatto il loro tempo diventano veramente interessanti. Perché? Perché appunto, come diceva Bernays, perché a questo punto soltanto mostrano veramente le idee che contenevano, le possibilità che contenevano, ciò che è stato realizzato, ciò che è stato fatto, ciò che non è stato fatto, no? Ciò che avrebbe potuto essere, ma comunque lo rivelano solo nel momento in cui hanno fatto per così dire il loro tempo. Quindi è il contrario di quello che si dice, se una cosa ha fatto il loro tempo, che sia una religione, la religione cristiana, il comunismo, la filosofia greca, se qualcuno dice ma queste sono cose che hanno fatto proprio perché hanno fatto il loro tempo, ora sono interessanti, no?